Pisa Sport, che è una di quelle più presenti a questo rally, porta in gara Marcantonio Zamboni con il numero 115, eccoli qui, Mattia Marcantonio e Sergio Zamboni pronti a questa sfida. Guarda qui, well, adesso Zambo è tornato, chi lo ferma più? Non lo ferma più nessuno, infatti adesso forse farà anche qualche altra gara, io non spoilerò niente, però non spoileremo niente, va bene così. Marcantonio Zamboni, ecco qui con questa vettura, sempre una Citroen Saxoma. Bello, l'importante è esserci, come nel caso di chi, come Zamboni, è stato lontano dai rally parecchio tempo. Io l'arco lo voglio vederlo per un po' adesso. Assoluti, no, che pugno fuori dal finestrino, fuori, mancava alle corse da 15 anni, prego, la pilota di mandata, il navigatore di Porto, qua davanti una foto per immortalare questo momento, i due della Ronicars, visibilmente emozionati, e che tipo, grandissimo tipo, non so cosa dire, la giornata perfetta. Mi hanno sospirato, perfetta, quasi perfetta, no, non tutte le ciambelle vengono col buco, qualcuno anche con la mancatura. Esatto, è così, è veramente, è stata una gara che è andata oltre le nostre aspettative. Voglio ringraziare tutti, Ronica, SBS, anche i ragazzi della Fondazione Giacomo Ascoli. Bravissimo, che è un'associazione che raccoglie anche contributi e lavora per curare le malattie, che coinvolgono purtroppo i bambini, le malattie oncologiche. Zambo, il grande rientro. Un grande rientro e una grande gara bellissima, e poi il ragazzo viene su bene, guida talmente bene, guarda, che da ora in poi non lo volerò più. L'ha detto lui.
complimenti, ci tenevo a farli scendere perché erano davvero affiatati, poi dopo 15 anni di assenza ci voleva un po' di calore. Marco Antonio Zamboni! ABS Sport, la scuderia, sì, una toccatina, ma va bene. E intanto davvero Fondazione Giacomo Ascoli che si occupa delle cure per il reparto oncologico di pediatria dell'ospedale di Varese, un bel